Buonasera, sono Giacomo Tatti, presidente dell'Associazione d'Impresa Granaio de' Medici, un'associazione che nasce nel 2017 in seguito all'iniziativa e alla volontà di un gruppo di imprenditori agricoli mugellani di affermare e valorizzare la produzione di filiera. In particolar modo il progetto vede come principale attore della produzione mugellana il tortello di patate, che viene inserito in un progetto di ricerca e valorizzazione in modo che lo renda inequivocabile anche nella sua ricetta. Di fatto è nostra prerogativa che tutto quello che occorre per la composizione di questo prodotto sia proveniente esclusivamente dal confine mugellano. La modalità di elaborazione della materia prima che noi abbiamo adottato è quella di conferire una licenza del nostro marchio a dei laboratori che mettono a propria disposizione le loro capacità professionali e tecniche. Unicoop Firenze ha accolto subito la nostra proposta, decidendo di inserire questo prodotto all'interno del loro circuito. I produttori stanno investendo sempre di più nelle colture che compongono questo prodotto, quindi la patata, l'uovo, pensiamo alla farina che proviene dal consorzio del pane Mugello e quindi composto da grani esclusivamente coltivati qua. Come si può notare dal panorama alle mie spalle, il Mugello, oltre a essere un'area naturalisticamente eccezionale, ha delle caratteristiche geomorfologiche che caratterizzano anche il proprio aspetto culinario. Quindi una ricetta così diffusa quale il tortello mugellano di patate tende ad avere delle variabili territoriali che noi abbiamo dovuto sopperire per ovvi motivi di marketing e abbiamo deciso di intraprendere un rapporto di collaborazione con l'Accademia della Cucina Italiana, che ci ha messo a nostra disposizione il proprio lavoro di ricerca, e a questa ci siamo attenuti per la lavorazione. Il metodo che abbiamo adottato per la lavorazione della materia prima e quindi produzione e confezionamento del tortello è quello di conferire la licenza a un laboratorio artigianale che in questo caso è rappresentato dal pastificio La Fiorita. Già oggi apprezziamo grandi risultati sul mercato e questo ci consente di investire energie su progetti ai quali stiamo già lavorando. Ad esempio, una linea di prodotti grano Senatore Cappelli, abbiamo già stilato un disciplinare per le imprese associate e contiamo 30 ettari in campo nel 2018. Stiamo inoltre lavorando con tutti i nostri associati per la realizzazione di molti altri prodotti in futuro che siano in grado di valorizzare sempre più la materia prima che il nostro Mugello e le nostre condizioni pedoclimatiche sono in grado di offrirci.